Grazie mille e tanti auguri a tutti voi, tanti auguri, che bello, è il periodo delle feste. In questi giorni si è festeggiato una nascita particolare, una nascita importante, la nascita della figlia di Rubi Rubacuori. Che bello, un applauso, auguri! Oh, pare che sia tutto suo papi, eh? L'altezza è quella, i capelli pure. No, ma fa piacere, anche perché sono le belle notizie in un periodo così di crisi, cioè crisi economica, nessuno ha un euro, c'è stata la crisi del governo. No, però non vi preoccupate, No, i vecchi politici, quelli del vecchio governo, non è che stanno così sotto a un ponte, no, si sono riciclati. La Carfagna, ad esempio, ha ricominciato a fare quello che faceva prima, sulla Salaria. No, nel senso, sulla Salaria ci sono gli studi televisivi di Rai e Sky, ha continuato a fare televisione. Umberto Bossi è tornato in Padania, Renzo Bossi è tornato alla CEPU, e Brunetta è stata a Biancaneve, che poi che bella Biancaneve, No, che hai capito? No, Biancaneve, no, già ti vedevo che stavi così, no, Lapo non c'entra nulla, no, proprio Biancaneve e i sette nani. Quelle sì che sono storie da raccontare ai bambini, no? Come quelle da adesso. Adesso ci sono i Teletubbies. L'avete visto? Una sorta di ET obesi che camminano tutte così. Oggi nel regno di Teletubbilandia splende il sole. Ciao. 20 minuti di rottura di palle incredibile. Una banda di scemi e tuo figlio crescerà uguale. Sì, perché la TV ci influenza. Ecco, vedete Totti, Francesco Totti, ha chiamato sua figlia Chanel, perché pare che al momento del concepimento in televisione c'era lo spot del profumo Chanel. Ecco, ma tu pensa se c'era la pubblicità dell'Ani Travici. Pensa che c'è solo le ragazzine, usciva fuori. Altro che cucchiaio, io devo andare dietro con la paletta, no, meglio Chanel, che poi la pubblicità ci tempesta, siamo sempre tempestati da questi spot. Ecco, vedete quello di Andrew Au, che sono anni che viene pedinato da una piattola clamorosa, che incontro ovunque, è sempre la stessa storia. Cos'hai lì dietro? Un Kinder Bueno, ne vuoi metà? Si incontrano 40 volte al giorno, che sembra più uno spot per il diabete, per quanti Kinder Bueno si mangiano. E poi lui che fa? Le fa abitare di fronte. Lei entra dentro casa e... Cos'hai lì dietro? Un Kinder Bueno, ne vuoi metà? Andrew, forse non hai capito. Quella vuole il Tronchi, non il Kinder Bueno, e sono due prodotti diversi. Che poi lei aveva anche un'antenata, una contessa, non so se ve la ricordate, quella Ambrogio. Oggi avrei un certo languorino. Ah, capisci? Ah sì, capisco. Capisci, sì, capisco. La piramide di Ferrero Rocher. Ma allora non hai capito un cazzo! Ma fai a trovare la piramide del banale Civita, vedi come si diverte!